crolla a meno di 4 punti di PIL, sì, più che dimezza negli anni 2000. Cosa facciamo con quel risparmio? Un risparmio gigantesco, 5 punti di PIL a prezzi correnti sono 75 miliardi. Cioè una roba enorme. Cosa facciamo con quello? Nulla. Il paese cambia, ha la sua grande opportunità, la finestra aperta all'euro e noi non facciamo nulla. E la responsabilità politica di quelle non scelte è una responsabilità che ci porteremo dietro come paese per molto tempo ancora. L'aver avuto la possibilità di curare la malattia cronica e averla buttata via. E aver perso quell'afflato iniziale che era l'entrata nell'euro, la possibilità di cambiare e averla buttata via. Come sempre, quando tu commetti delle scelte, degli errori, non vuoi esserci le tue responsabilità. E quindi in questo momento, dopo che noi abbiamo convinto il nostro interlocutore che uscire dall'euro non è una possibilità, perché il vostro interlocutore cercherà di dirvi qualcosa tipo ma la Polonia non è nell'euro e sta bene. Anche il Botswana non è nell'euro, non parla di bene. Su quello è l'argomento. E poi soprattutto la politica si basa su quello che è la condizione di fatto, non su quella che è la condizione altrove, ok? Noi siamo nell'euro. Pensateci, il vostro interlocutore a questo punto disperato vi dirà la seguente cosa, vi dirà che quando in quel magico paese che non aveva l'euro prima, il paese delle sottotrazioni competitive, quando il sistema ci inceppava, la malattia cronica riemergeva, il paese faceva fatica a strutturarsi perché il suo modello produttivo era in crisi, noi svalutavamo. E la svalutazione era non solo foriera di occupazione, ma era foriera anche di crescita e non creava debito pubblico. E adesso noi qui dobbiamo ricordare alcune cose. Primo, il debito pubblico italiano non è nato con l'euro. Anzi, il debito pubblico italiano è una grande creatura che è il prodotto degli anni 80, gli anni di svalutazione competitiva. All'inizio degli anni 80 il nostro debito pubblico è il 59%, alla fine degli anni 80, nel 1991, abbiamo superato il 100%. Gli anni 80 sono un periodo di crisi globale, in Italia ci abbiamo le feste, la classe dirigente rampante, i paninari, tutte quelle robe lì, e naturalmente, come sempre, gli errori li paghi. E 10 anni dopo hai quasi raddoppiato il tuo debito pubblico. Nominalmente l'hai raddoppiato, ma in termini di reali, cioè di rapporto al PIL, l'hai raddoppiato. Quindi il debito pubblico, ancora una volta, non è il risultato dell'euro, è il risultato del fatto che questo paese si racconta delle storie nei momenti in cui non ha bisogno di raccontare delle storie. Allora noi facciamo una cosa, noi smettiamo di raccontare delle storie. Siamo questo, siamo un partito democratico, siamo l'unico partito in questo momento che è in grado di dire la verità agli italiani. La verità agli italiani quindi è questa.